Il prologo del quarto Vangelo è la grande sinfonia di apertura con cui Giovanni introduce il racconto del Signore Gesù, Salvatore del mondo, Rivelatore del Padre. Il prologo è un elemento caratteristico del quarto Vangelo. In Luca abbiamo alcuni versetti in cui l'autore presenta il metodo da lui seguito per la stesura del racconto, ma un testo lirico e teologico come quello di Giovanni è unico nei Vangeli. È un testo poetico che sintetizza con un linguaggio lirico il messaggio fondamentale che viene poi espresso nel racconto in prosa. Una sintesi del genere è simile ad una ouverture di opera lirica e la sinfonia di apertura inevitabilmente viene composta dall'autore alla fine dell'opera perché prendendo i pezzi migliori e armonizzandoli insieme, si forma la sinfonia che annuncia i grandi temi musicali che verranno poi eseguiti nel corso dell'opera. Il prologo quindi è stato composto dall'Evangelista come minimo in un secondo tempo, se non proprio alla fine della stesura di tutto il testo e risponde ad una esigenza di chiarificazione perché nel corso degli anni la comunità giovanea si trovò ad essere attraversata da una crisi e da un principio di eresia cioè qualcuno dei cristiani seguaci di Giovanni, esagerò nella Cristologia e arrivò ad una formulazione di Cristologia altissima, come si dice in linguaggio tecnico-teologico. Se la Cristologia bassa è quella che considera Gesù solo un profeta, un uomo eccezionale, la Cristologia alta è quella che propone Gesù come Dio. Figlio di Dio, mantenendo però la realtà umana. Qualcuno esagerò e, per influsso della filosofia greca, di un pensiero che poi evolverà nello gnosticismo, finì per affermare che Gesù era solo Dio e sembrava un uomo. Il docetismo. È appunto una corrente eretica degli inizi della predicazione cristiana dove qualcuno ritiene che fosse apparenza l'umanità di Gesù. A noi sembra strano, ma per l'antico pensiero ellenista è più facile immaginare un Dio che assume una forma fittizia umana. Che non ammettere una autentica incarnazione. Che gli dèi siano numerosi e che si facciano vedere ogni tanto era dato per scontato. E quindi se questi predicatori annunciavano che Gesù è Dio e si è fatto vedere, ben volentieri lo accettavano. Mentre straordinaria è l'idea che Dio è diventato veramente uomo e Gesù di Nazareth è un uomo che è contemporaneamente Dio. E nella verità della umanità e della divinità proprio per correggere questa esagerazione, questa eccessiva spinta in avanti, l'evangelista premette al testo un quadro teologico in cui afferma con chiarezza il logos divenne carne e noi vedemmo la sua gloria. Come la prima lettera di Giovanni inizia ciò che era fin da principio, noi lo annunciamo a voi. È il logos della vita che si è fatto visibile. Noi l'abbiamo visto, ascoltato, toccato con le nostre mani. Probabilmente la prima lettera di Giovanni è stata scritta prima del prologo e quando viene composto il prologo si riprende il tema di questa prima lettera che rimprovera coloro che sono usciti da noi. Sono usciti dal nostro ambiente ma non erano dei nostri, se ne sono andati perché hanno scelto una parte, non tutta la verità. Giovanni dunque premette al racconto evangelico questa sintesi che noi possiamo strutturare in tre momenti principali, quasi tre ondate poetiche che riprendono per tre volte le stesse tematiche. Originale è l'uso del termine logos in modo assoluto, tant'è vero che nel testo del Vangelo poi Gesù non viene qualificato come il logos, è una formula trovata alla fine per sintetizzare bene ciò che è stato raccontato. In greco il termine logos vuol dire parola. È un termine molto comune, ma vuol dire di più di parola, vuol dire anche pensiero, progetto, ragionamento. Pensate alla nostra logica. Noi abbiamo tantissimi composti in italiano con questa radice greca, teologia, ma anche cardiologia e così via. Il logos è lo studio di Dio, è lo studio del cuore, è la ricerca, è tutta la scienza che riguarda una realtà particolare. Giovanni deve avere adottato come schema letterario di partenza il poema della sapienza che troviamo nel capitolo 24 del libro del Siracide. La sapienza loda se stessa e si presenta come la parola uscita dalla bocca dell'Altissimo, che ha girato in tutto il mondo e poi ha posto la propria tenda in Israele. È la Sofia, la sapienza di Dio. Giovanni probabilmente però scelse di utilizzare un vocabolo maschile perché dovendo presentare l'incarnazione nell'uomo Gesù, non voleva correre il rischio di strane fusioni di generi e di parlare della Sofia, la sapienza, come figura femminile che diventa un uomo, poteva ingenerare equivoci. E quindi scelse il termine Logos, che era molto comune nella lingua greca, ma era il corrispondente di un termine ebraico importante, la parola. Soprattutto nella lingua aramaica, i traduttori per il popolo dei testi biblici ebraici adoperavano spesso la formula parola di Dio, memra da donai, al posto del nome stesso divino. E quindi la parola di Dio era già abitualmente personificata. Non costò una grande fatica presentare la parola di Dio che diventa carne nell'uomo Gesù. L'inizio è formulato con espressioni brevi che si agganciano l'una all'altra. In principio era il logos. Preferisco non tradurre il termine greco. Il vocabolo latineggiante verbo, anche se scritto con l'iniziale maiuscola, è tuttavia impreciso. In italiano verbo è una parte del discorso. Mangiare e dormire sono due verbi. E quindi rischiamo di utilizzare un linguaggio idiomatico un po' tecnico che non viene compreso o può essere frainteso. Logos è una parola ancora più difficile che non si capisce immediatamente, ed è meglio perché se uno percepisce di non avere capito, può cercare la spiegazione. In principio era il Logos e il Logos era rivolto a Dio. Più che presso prostonzeon dice la relazione il movimento verso la parola non è presso, ma è rivolta a qualcuno. Io parlo a te. La parola si rivolge a Dio. La parola all'inizio era rivolta a Dio e Dio era la parola. Viene presentato il dialogos, il logos di Dio rivolto a Dio. All'inizio di tutto c'è il parlarsi. Dio parla a Dio, Dio è una parola rivolta a Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. E senza di lui nulla è stato fatto. Sistema parallelistico semitico viene detta la stessa cosa con una formula inversa. All'origine di tutto, dicevano i testi sapienziali dell'Antico Testamento, c'è la sapienza. È il principio. Il logos è il principio della creazione, della storia. Tutto è stato fatto non semplicemente le cose create, ma anche gli eventi della storia. Tutto quel che è capitato, è capitato per mezzo del Logos. Ciò che avvenne in lui era vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Una serie di frasi incalzanti dove l'ultima parola diventa soggetto della successiva. C'è la vita legata alla parola e la vita è spiegata dalla luce e la luce è contrapposta alla tenebra. Il verbo greco che Giovanni adopera al versetto 5 è ambiguo, cioè. Può avere più significati. Il verbo katelaben può voler dire afferrare, ma comprendere, ma anche accogliere. E allora proviamo tre traduzioni diverse. La tenebra non ha capito la parola che è la luce. La tenebra non ha accolto la luce, non ha ricevuto quella parola, ma, terzo significato, la tenebra non ha soffocato la luce, non l'ha presa come dominio schiacciante. È un annuncio di combattimento, di scontro fra luce e tenebra, ma anche un annuncio di vittoria. La tenebra non è riuscita a spegnere la luce. Secondo movimento. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, è il Battista. Siamo di nuovo agli inizi. La prima strofa ha presentato gli inizi assoluti, il principio. Il principio è la parola, il parlarsi di Dio, la luce, la vita. Poi, al momento storico iniziale tutto comincia con la predicazione del Battista, che non è la luce, ma è venuto per rendere testimonianza alla luce. La luce vera è il Logos ed è la luce venendo nel mondo. È importante questa sottolineatura. Entrando nel mondo la parola diventa luce è venuta nella sua realtà, il mondo che è stato fatto per mezzo di lui, l'umanità o il popolo ebraico, i suoi, e tuttavia il mondo, l'umanità, il suo popolo non l'ha accolto. Ma non è finita lì. Qualcuno lo ha accolto. E chi lo ha accolto ha ricevuto il potere di diventare figlio di Dio. È un'altra formula sintetica molto importante. Accogliere il Logos vuol dire avere il potere di diventare figlio di Dio. Non è un fatto automatico, viene dato il potere, la possibilità. E la possibilità diventa atto lentamente, diviene figlio di Dio il credente che accoglie la parola. E il Logos si fece carne. Non cessò di essere Logos e divenne carne. Per Giovanni carne vuol dire umanità concreta. Nella sua realtà creata, limitata e ha piantato la tenda in mezzo a noi. Giovanni adopera lo stesso verbo di Siracide 24 eschenosen, piantò la schene, la tenda. L'abitazione richiama la tenda della presenza, dove la gloria di Dio era presente in mezzo all'accampamento di Israele. La parola di Dio si è attendata in noi, dentro l'umanità, in mezzo all'umanità. Qual è la dimora di Dio? La tenda della presenza, il tempio. È l'umanità di Cristo, la carne del Logos, è la tenda della presenza di Dio e noi vedemmo, contemplammo la Sua gloria. Il Vangelo termina con il noi. Noi sappiamo che il discepolo testimone ha dato una testimonianza vera. Il Vangelo comincia con il noi. Noi discepoli, testimoni oculari, contemplammo la sua gloria. È una parola importante per Giovanni. La gloria è la presenza potente e operante di Dio. Noi discepoli, testimoni oculari, abbiamo contemplato la presenza stessa di Dio in quell'uomo, nella carne del Logos. Perché quell'uomo è l'unigenito del padre, pieno di grazia e di verità. Bisogna sciogliere queste parole e interpretarle. Grazia significa in questo caso dono e la verità per Giovanni è la rivelazione. L'espressione tecnicamente si chiama endiade. Cioè vengono utilizzati due termini per indicare un concetto solo. Grazia e verità sono un'unica cosa, il dono della rivelazione. Il dono consiste nella rivelazione. L'uomo Gesù, il logos fatto carne, è pieno del dono della rivelazione. Cioè, tutto quello che dice, tutto quello che fa, tutto quello che è, è rivelazione. Nella sua esistenza terrena, umana, storica, il Logos ha regalato la rivelazione di Dio, ha fatto conoscere chi è Dio, com'è Dio termina la seconda parte e inizia il terzo movimento. Si riparte da Giovanni che continua ad annunciare colui che è venuto dopo era prima di me. E dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. La pienezza è il fatto che il Logos divenuto carne è pieno del dono della rivelazione. Dalla sua pienezza noi tutti, non semplicemente noi testimoni oculari, ma noi tutti, anche quelli che non erano presenti a Gerusalemme, che non hanno visto Gesù con gli occhi della carne, noi tutti, anche noi, vissuti duemila anni dopo, noi tutti abbiamo ricevuto Grazia su grazia è una traduzione eh, un po' banale eh, e insignificante, non è un mucchio di grazie una sull'altra, è un dono al posto di un dono. In greco adopera la preposizione anti-carin, anti-caritos, non vuol dire una sopra l'altra ma una contrapposta all'altra. Dalla pienezza di Gesù, rivelazione piena di Dio, noi tutti abbiamo ricevuto un dono al posto di un dono. Il dono dell'Antico Testamento era rivelazione, ma noi abbiamo ricevuto un dono ancora più grande che non si contrappone, ma completa e realizza la rivelazione portata da Gesù è la pienezza del dono. Ed ecco il versetto seguente che lo spiega. La legge, ovvero la rivelazione dell'Antico Testamento, fu data per mezzo di Gesù. La grazia e la verità venne per mezzo di Gesù Cristo. In greco c'è un verbo al singolare, commettendo un errore di grammatica. La grazia e la verità avvenne, perché grazia e verità sono un unico concetto. Il dono della rivelazione avvenne per mezzo di Gesù Cristo. La legge data da Mosè è un, il primo dono, ma la rivelazione piena è il dono portato da Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, nemmeno Mosè, nemmeno Isaia, nemmeno i grandi dell'Antico Testamento hanno potuto vedere Dio. L'unico che conosce Dio e lo fa conoscere è il figlio unigenito, è il Dio generato che è nel seno del Padre. Egli è stato la rivelazione, egli lo ha raccontato. Il prologo dice che Gesù è il rivelatore del Padre. Il racconto in prosa che segue racconta come Gesù ha rivelato il Padre. E a questo punto, dopo aver sentito la sinfonia iniziale, noi possiamo riprendere la lettura del Vangelo e vedere come narrativamente si presenta questa rivelazione. Ma noi il lavoro di presentazione l'abbiamo già fatto e auguro ai telespettatori che hanno ascoltato queste conversazioni che abbiano il desiderio di riprendere in mano il Vangelo e di ascoltare la testimonianza del discepolo amato per vedere con i propri occhi il dono della rivelazione, la carne del Logos, per toccare con le proprie mani quella presenza, quella gloria di Dio in mezzo a noi, e per poter dire, come i discepoli a Pasqua, mio Signore e mio Dio e mettere la nostra vita nelle sue mani. Grazie dell'attenzione e auguri perché possiate essere come Tommaso, gemelli del Signore, che a forza di guardarlo gli diventano simili.